A poche ore di distanza sono arrivate le cinque vele di Legambiente, il Frecciarossa con i primi turisti. Una giornata storica per il comune di Centola che si conferma una delle mete turistiche più gettonate d'Italia. Ieri mattina a Roma la consegna del prestigioso vessillo di Legambiente che rappresenta il massimo riconoscimento per il mare più bello d'Italia. Nel primo pomeriggio invece l'arrivo del Frecciarossa nella stazione ferroviaria di Centola Palinuro Marina di Camerota. Il treno ad alta velocità è stato accolto da cittadini e amministratori locali che hanno organizzato una vera e propria festa all'interno dello scalo ferroviario situato nella frazione San Severino, a pochi passi dal borgo medievale e delle gole del Mingardo. Una giornata importantissima per il nostro comune, ha spiegato con orgoglio il sindaco di Centola, Carmelo Stanziola. Siamo fieri dell'arrivo del Frecciarossa per la prima volta a San Severino e siamo assolutamente contenti di poter aggiungere il massimo riconoscimento di Legambiente delle cinque vele ai vessilli già conquistati. Nelle scorse settimane, ha aggiunto il vice sindaco Silverio D'Angelo, abbiamo già ritirato la bandiera blu della FE per le spiagge, la bandiera blu per gli approdi turistici e la bandiera verde per il nostro mare a misura di bambino. Tutto ciò è stato possibile grazie ad un'ormai consolidata politica di valorizzazione paesaggistica, ambientale e tutela del territorio, hanno spiegato gli amministratori comunali, accompagnata da iniziative di coinvolgimento e responsabilizzazione dei cittadini. Un lavoro che ormai va avanti da circa 6 anni. La nostra è una località turistica, attenta all'ambiente, un luogo denso di storia e di tradizione, ha aggiunto D'Angelo, il luogo ideale dove trascorrere una vacanza all'insegna di natura e acqua pulita, ma anche dove poter assaggiare eccellenze enogastronomiche e dove poter godere di paesaggi mozzafiato e luoghi d'arte. In diretta telefonica il sindaco del comune di Centola, Carmelo Stanziola. Questo è un risultato non dell'ultimo mese, si è verificato in questi giorni, ma è frutto di un impegno, di una programmazione, di una costante progettualità che viene da almeno 4-5 anni, perché noi abbiamo sempre creduto come amministrazione, essendo io al secondo mandato, di investire in quello che era il discorso ambientale, ma nel contempo anche quello dei servizi. E quindi immaginammo unitamente al Comune di Camerota, che ringrazio, di condividere anche il cambio di denominazione, fino anche un anno e mezzo fa, che oggi ci ha consentito di mettere sul mercato nazionale, quindi anche rispetto a quella che è la società delle ferrovie, di far capire l'importanza di questa parte a sud della provincia di Salerno in queste due straordinarie località turistiche, essendoci al centro una stazione, era giusto dare un servizio a questa località, a queste due straordinarie località. Quindi un anno e mezzo fa, ripeto, immaginammo che con il cambio di denominazione, poi abbiamo sottoposto alla ferrovia, alla regione, che ringrazio, che hanno condiviso questa cosa, e ritengo che il Cilento oggi, questa parte a sud della provincia, può davvero offrire ai tanti turisti un ulteriore servizio qualificato. Chiaramente ieri per il secondo anno abbiamo avuto anche il riconoscimento delle cinque vele, anche su questo, sul discorso ambientale, un settore molto molto delicato, con 47 chilometri quadrati del nostro territorio, non è semplice tenerlo sotto controllo, monitorarlo, quindi vigilare quotidianamente, però anche su questo stiamo ottenendo grossi risultati. Quindi ci tengo a precisare che è un lavoro costante che viene da alcuni anni, perché riteniamo che il territorio vada tenuto sempre e comunque salvaguardato da tutti gli aspetti e nel contempo dare quelli che sono i servizi essenziali, ivi compresi i trasporti. Poi oggi abbiamo anche il piacere di aver offerto non solo la possibilità del Frecciarossa, ma anche i servizi collaterali alla Frecciarossa, perché ricordo che sempre insieme al Comune di Camerota abbiamo avviato un ragionamento sull'InfoPoint, quindi ci sarà un ufficio che darà informazioni, come ci sarà un pullman di gran lusso con hostess che aspetterà i turisti, che gratuitamente arriveranno lungo la costa tra Palinuro e Marina di Camerota. A questo si sta aggiungendo, e questo è un altro straordinario risultato, una compartecipazione da parte di tutti gli operatori turistici,
che stanno predisponendo anche un sistema di prenotazione direttamente con gli operatori, quindi direttamente gli operatori turistici possono effettuare le prenotazioni, quindi in un certo qual senso fungono anche da agenzie, perché Ferrovie dello Stato ci ha messo a disposizione, o meglio, ha messo a disposizione degli operatori questo sistema, così come tutti gli stabilimenti balneari o le associazioni degli stabilimenti hanno riconosciuto anche una promozione a coloro i quali usufruiranno del servizio del Frecciarossa: con soli 5 euro potranno usufruire di un ombrellone e due sdraio. Quindi grazie anche a Frecciarossa ulteriormente vi è un senso di promozione per il Cilento e in particolare per questa parte a sud della provincia di Salerno. Quindi ritengo questo un risultato straordinario che, come dicevo, è frutto di un impegno che parte già da alcuni anni.